staccati dal mondo. Ascoltami. Una persona annega in alto mare, una affoga in un bicchiere d'acqua. Che differenza trovi tra questi due? Non sono egualmente morti? Ben ritrovati, fratelli e sorelle, in questo pensiero per ogni giorno da parte di Padre Pio. Lo abbiamo appena sentito, Padre Pio parla e ci invita stranamente a un distacco dal mondo, quella che nella tradizione monastica, prima orientale e poi occidentale, si chiamava la fuga mundi. È una lettera indirizzata anche questa a una sua figlia diretta da lui spiritualmente, ma che a noi oggi questa fuga mundi suona un po' estemporanea, ma è radicata, come dicevo, nel monachesimo orientale occidentale, quando il mondo veniva sentito come una realtà negativa dalla quale bisognava staccarsi, dalla quale bisognava allontanarsi per non essere contagiati dal male che era presente nel mondo. Padre Pio, pur dicendo che è importante una certa fuga dal mondo, essa va intesa soltanto come una capacità di rientrare in se stessi staccandosi dal mondo. Permettetemi, come farebbe il teologo Karl Rahner, di creare una parentesi e di ritornare tra pochissimo su questo concetto. Partiamo innanzitutto dalla fuga mundi. Padre Pio si era sì ritirato qui a San Giovanni Rotondo, erano solo 4 o 5 frati quando arrivò a San Giovanni Rotondo e ricevette le stigmate, quindi fugò il mondo. Però da buon francescano non era questa la sua esatta vocazione. Vero francescano e cappuccino, Padre Pio non ha mai perseguito il distacco dal mondo. Prova nel fatto che invece proprio da San Giovanni Rotondo si è inabissato nel mondo, perché non c'è soltanto una missione ad extra, quella di andare dal mondo, ma c'è anche una missione ad intra, quello di accettare che il mondo venisse e sia venuto da Padre Pio. Quante persone, milioni, si può dire, sì, milioni, ha incontrato, ascoltato, esaudito. Quando oggigiorno noi diciamo sempre agli altri: non ho tempo per ascoltarti. Ecco allora che Padre Pio, da francescano, è stato direttamente dirimpettaio alla fuga del mondo, perché ha voluto invece incontrare Dio, ha voluto invece incontrare il prossimo, che è l'altro per me, e il creato. Questi sono i tre perni della spiritualità francescana di San Pio: Dio, il prossimo e il creato. E poi c'è il secondo aspetto che interessa questa lettera che abbiamo sentito in capo alla possibilità di non fuggire dal mondo ma di accoglierlo. Di solito Dio si rivela nel mondo. La fuga del mondo ha senso, lo dicevo prima, e quindi rispondiamo alla domanda tenuta aperta, come capacità di rientrare in se stessi. Avete presente la parabola del figliol prodigo o del cosiddetto padre misericordioso? Quando è che inizia la conversione del figliol prodigo? Quando, lo registra il Vangelo di Luca, rientrò in se stesso. Ecco. Questa è il vero bersaglio, la vera potenzialità, il vero scopo di Padre Pio quando dice di fuggire dal mondo, cioè addestrati, attrezzati a rientrare in te stesso. E quindi, anche se vivi nel mondo, non sarai mai contagiato dal mondo. Non ci sarà nessuna application del cellulare o del tuo iPhone che ti potrà così contagiare tanto da isolarti dal tuo rientrare in se stesso, che invece è quel miglior atteggiamento per creare una unità con il proprio spirito, con la propria anima e con il proprio corpo, e quindi creare benessere già fin qui adesso sulla terra per essere eternamente felici in cielo, dove non ci sarà più mondo.